per il franco-senegalese Amadou Djambo, e questa la pronuncia esatta, classe 2001, un gol importante, il primo tra i professionisti, soprattutto il primo con la maglia del Delfino. Ottava presenza, quarta da titolare, insomma una domenica, quella testé consegnata agli archivi, senza alcun dubbio da incorniciare. Raccontaci le emozioni. È una soddisfazione per me, perché avevo bisogno di questo gol, è arrivato, non dico il momento giusto, ma è arrivato un buon momento e abbiamo vinto, e quello è importante. Senti, ma hai soffiato il posto a Memushai, e come si fa adesso? Ecco, ho soffiato il posto, Memushai è il capitano, rimane il capitano, ma siamo tutti qua per giocare, ma è il mister che deve fare le scelte, e lui ha fatto un scelto su me, su queste due partite, e ho cercato di dare il massimo, e penso che ho fatto bene, ma devo continuare a fare bene, perché siamo una squadra e tutti i giocatori che siano qua si valutano, e il mister lo sa, e dà l'opportunità a tutti quanti tra di noi. Questo rapporto con l'allenatore com'è? Ti pungola continuamente, ti sprona? Perché mi voglio bene, perché l'allenatore vuole bene a tutti i suoi giocatori. È normale che mi dici quelle certe cose per farmi svegliare, perché lui sa che ho delle qualità e ho bisogno di qualcuno addosso per andare avanti, e lui lo fa bene. Quando un allenatore parla sempre con te o ti dice delle cose, vuol dire che si tieni da te. Cioè c'è un bel dialogo, cioè Auteri è un allenatore che parla con i giocatori, ecco, quindi conosciamo anche questo aspetto. Sì, sì, certo, parla tanto con i giocatori e parla tanto. Sentiamo allora Auteri su Djambo. A parte il gol, anche oggi la sua partita è stata un po' discontinua, è cresciuto, ha fatto bene, ripeto, deve essere la base di partenza, perché ha fatto due partite, non è che ha fatto due finali di Champions League e magari li ha vinte, quindi è una base di partenza, ma lui c'ha qualità. Come dire, il bastone e la carota, non è che hai fatto due finali di Champions, Djambo, no, insomma, non esageriamo. Sì, è vero, non ho fatto due finali di Champions, ho fatto due partite, ho provato a dare il massimo, è normale che non mi deve, non so come dire, suffisare su solo questo, deve ancora migliorare e andare avanti, perché siamo dei giocatori e dobbiamo sempre fare di buona partita. Non è che ho fatto due partite che mi deve avere la testa grossa e dici sì, sono a punto, no, deve solo sempre lavorare. Hai esordito in B nella trasferta di Benevento 8 marzo 2020, 8 minuti in campo al posto di Marafini. Con le Grottaglie avevi giocato anche in primavera, poi hai avuto anche Oddo, con cui hai giocato diversi scampoli di partite in Serie B. Ho imparato di più su questi due, Massimo Oddo e le Grottaglie, perché ho imparato a giocare diversi ruoli con lui alla primavera, e poi mi ha fatto capire tante cose, e Oddo ha continuato il lavoro. E adesso inizio a imparare anche le cose con Auteri, perché è un altro allenatore, ha un altro modo di fare. Non c'è dubbio alcuno, tra l'altro anche una presenza in Serie A lo scorso anno, l'ultima giornata nelle fila del Benevento, sostituisti se non vado errato di serio a due minuti dal termine della partita Torino-Benevento, anche quella è stata una grandissima soddisfazione, immaginiamo, no? Sì, era una grandissima soddisfazione per me a Benevento, perché ho fatto 6 mesi, mi ha fatto capire che devo lavorare ancora di più per arrivare a questo livello. Guarda, siccome non ci dormiamo la notte, Djambo o Djambo oppure Djambo? Djambo. Perfetto.